Bella a tutti ragazzi, come vi ho ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati con i vlog dopo più di un mese. Perché avevo detto che ve le dovevo portare una volta al mese, ma qui è finito che è passato più di un mese. Saranno passati circa un mese e due settimane, non ne ho la più pallida idea. E comunque se vedete questo sfondo fucsia qua dietro è perché sto registrando dal PC nuovo. Quindi non vedete lo sfondo blu, anche se a me piacerebbe di più avere quello sfondo che questo fucsia qui dietro. Però questi sono piccoli dettagli che, vabbè, di sfondi, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere appunto se vi piace di più vedere i vlog registrati qua o di nuovo dove erano registrati prima. E comunque siamo qua appunto con il vlog numero 31 dopo un bel po' di tempo e io direi di iniziare immediatamente con le news. La prima news di oggi riguarda, per quanto appunto riguarda i giochi che vi avevo detto che dovevo prendere, però... Cosa è successo? Bene, allora, siccome dovevo prendere appunto il PC, come ben tutti voi sapete, ma io dovevo prendere una versione un po' meno recente. Però, siccome quella è andata fuori produzione, mi è toccato prendere quello ultimo costruito. E quello ultimo costruito, diciamo, l'ultimo modello, costava leggermente di più perché aveva delle caratteristiche migliori. E quindi... I soldi che io mi avevo messo da parte per comprare i giochi se ne sono andati per comprare il PC. E quindi questo spiega un motivo perché non avete ancora visto FIFA 16, perché non avete visto Assassin's Creed Syndicate, che è uscito mi sembra 3 giorni fa, una roba del genere. Però verso il 15 di novembre vedrete FIFA 16 con appunto il pack opening, perché io voglio portare i pack opening. Poi vedrete anche appunto anche la collaborazione con Dark. Poi vedrete anche il Road to Division 1, che su FIFA 15 l'avevo iniziato ma poi l'ho abbandonato. Non so esclusivamente il motivo e il perché, ma su FIFA 16 spero di portarlo avanti. Poi la seconda news di oggi riguarda che appunto circa una settimana fa, sì, domenica scorsa, ci sono stati i Mates al centro commerciale Le Vigne. Alcuni di voi lo sapranno. E comunque in mezzo a tutto quel bordello uno di voi mi ha riconosciuto di spalle, ragazzi. Come cavolo avete fatto a riconoscermi di spalle? Io lo voglio sapere. Comunque, perché sto dicendo questa cosa? Semplicemente perché mi voglio scusare con appunto questo tipo qua. Quindi se stai vedendo questo video scusami tanto, perché appunto io ho dato tipo una risposta di merda a quella che mi aveva detto lui. Perché c'era un bordello atroce, mi ha beccato proprio in un momento di disperazione totale mentale. Non sapevo più dove cazzo ero messo. E lui così mi ha riconosciuto, io, cioè gli ho dato una risposta veramente di merda, ovvero bravo. E questa qui è stata la risposta più brutta di tutte, quindi scusami veramente tantissimo. La terza news di oggi riguarda alla serie di Minecraft, perché in molti mi chiedete di portare più volte alla settimana Minecraft, perché vi piace. Allora, io vorrei portarla più di una volta a settimana, però c'è un piccolo problema, perché ci sono quelli che magari non sono interessati alla serie di Minecraft. Ebbene sì, allora, quindi io avevo pensato di fare addirittura 2 video al giorno, ovvero uno che vi esce tipo da verso l'una e un altro che vi esce verso le 16, quindi uno all'una e uno alle 4. Il primo video è un video casuale, quindi casomai per esempio Super Meat Boy, come potrebbe essere un gioco a caso, GTA, qualcosa, novità, non lo so ragazzi, un video totalmente casuale che dovrebbe uscire regolarmente, mentre il secondo video giornaliero appunto sarebbe un giorno Minecraft e un giorno GTA, le gare folli. Quindi molto probabilmente vedrete di più gare folli e Minecraft. Quindi mi sto un po' organizzando per farvi uscire questi 2 video al giorno. La quarta news di oggi riguarda che a breve riuscirete a vedere i gameplay registrati su PC, quindi su giochi per PC, per esempio 60 Seconds, Agario, che ha veramente un bordello di tempo che li voglio portare, ma appunto finalmente adesso mi sto scaricando il programma per registrare dal PC. Costa un pochino, dai, però vi riuscirò a portare questi video che vi voglio portare da veramente tanto tempo. Le news per oggi sono finite qua e io direi di passare al Willy Responde. Però prima di cominciare con il Willy Responde vi voglio dire una cosa molto ma molto bella, che soprattutto c'entra con uno di voi, ovvero Raffaele Battiloro mi ha inviato una fan art su Facebook, sulla pagina di Facebook. Quindi se magari alcuni di voi mi volete inviare delle fan art, inviatemeli sulla pagina di Facebook appunto sotto forma di messaggio e poi li metterò nel vlog. Perché come vedete
Questo qui mi ha inviato questa fan art che devo dire che è veramente fatta molto bene, ragazzi. Come vedete, a me non mi ha messo centrale. Centrale c'è lui, il Raffi. Però, poi come vedete qui, io sono tipo qua appunto nel basso angolo, non lo so. E c'è tipo una specie di telecamera dietro di me, non lo so. C'è un mitra in mano e una telecamera dietro. E come vedete nella maglietta c'è scritto VJ, veramente un disegno molto bello, molto bello. Quindi ti ringrazio veramente tantissimo, Raffaele Battiloro. E nulla. Quindi se avete delle fan art da inviarmi, inviatemele sulla pagina di Facebook che poi le metterò nel vlog. Quindi adesso iniziamo con il Willy Risponde. La prima domanda di oggi ce la fa Carlo Vittoria e ci dice: Willy Risponde, ha il motorino? Allora, ragazzi, non ho il motorino semplicemente perché, prima cosa, è un po' complicato da guidare, poi seconda cosa non mi interesserebbe più di tanto perché diciamo che sto quasi tutto il tempo qui davanti al PC a registrare e ad editare, quindi non esco quasi mai da solo, quindi cioè è quasi una cosa inutile averlo, non avrei tempo per utilizzarlo, quindi sarebbero solamente soldi spesi inutilmente, credo. La seconda domanda di oggi ce la fa il Gandhi e ci chiede: Willy risponde, com'è stato l'inizio della scuola? Allora, ragazzi, come ben sapete alcuni di voi, l'anno scorso vi avevo detto che io non andavo a scuola per appunto i motivi che avevano trasferito la scuola. Ebbene sì, quest'anno si è repercusso, cosa vuol dire? Non lo so. Si è riscosso, non so come ben dirlo, lo stesso problema, ovvero hanno ritrasferito la scuola, ragazzi. L'hanno ritrasferita a Favara, cioè è incredibile, cioè qui mi prendono per il culo in una maniera incredibile. E quindi anche quest'anno per ora non sto facendo, cioè non sto andando in nessuna scuola. E appunto non so come è stato l'inizio della scuola, perché appunto non c'ero, perché l'hanno ritrasferita di nuovo, veramente incredibile. La terza domanda di oggi ce la fa Orazio Giubino e ci dice: Willy risponde, comprerai Guitar Hero per PS4? Allora, ragazzi, comprerai Guitar Hero per PS4? Sì, lo comprerò perché è veramente, veramente bello. Allora, ragazzi, io c'ho Guitar Hero per PS3, ce li ho tutti e due, no, non lo so veramente quanti cazzo ne ho due, ma so che ce ne sono tre o quattro o cinque, non lo so, però a me Guitar Hero mi piace veramente un sacco, quindi cioè, lo comprerò sicuramente perché Guitar Hero mi piace mettermi là davanti con la chitarra davanti allo schermo a fare come un malato di mente, e casomai ci potrei portare anche un video su Guitar Hero perché sarebbe abbastanza bello forse. La quarta ed ultima domanda di oggi ce la fa Samuele Losardo. Ci dice: ma sei di Canicattì? Mi sembra di averti visto alle giostre, alla fiera. Allora, ragazzi, sì, qua c'è stata la fiera circa una settimana fa. Quindi, sì, io sono di Canicattì. L'ho già detto in precedenti vlog. Però, appunto, alcuni di voi, magari quelli nuovi, non lo sanno. Io sono di Canicattì, Sicilia, in provincia di Agrigento. E appunto sì, ero alla fiera, quindi non lo so, se mi hai visto, vedi tu, perché io appunto non riesco a riconoscere la faccia a causa dell'avatar bellissimo, ragazzi. E quindi se mi hai visto e ritieni di avermi visto, sei sicuro che sono stato io a vedere, cioè tu mi hai visto a me. Per oggi le news, le domande, il vlog, tutto finisce qua, ragazzi. Il vlog ve lo vorrei riportare non una volta a settimana, ma 2 volte al mese, quindi ogni 2 settimane vi porto il vlog. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre, lasciatemi altre domande da fare per il prossimo vlog. Quindi, lasciatemi veramente tantissime domande. Inoltre, se avete delle fanart da inviarmi, inviatemele sulla pagina di Facebook e io li metterò appunto nei vlog. Quindi, se volete passare dalla pagina di Facebook, la trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua da voi è tutto. Bella, raga! Voi mi avete detto che in realtà non esistono tutti quei colori di lana, ma solo il bianco, il marrone e il nero, se non mi sbaglio. Mi avete detto che gli altri... Che cazzo è? Aspetta, si è tolto il guinzaglio, ma perché si può perdere? Si può perdere... Se... Voi mi avete detto...